Parente, perché questa scelta di fare un convegno sull'emicrania? Perché è una malattia invalidante e colpisce soprattutto le donne sotto i 45 anni, quindi in età da lavoro, pensiamo quanto sia invalidante, perché ci sono parecchie problematiche sulla diagnosi, molto spesso non c'è una diagnosi precoce, molte volte le pazienti non si rivolgono ai centri specializzati, e questa esperienza del San Raffaele che ha creato un registro sulla emicrania è essenziale perché avremo la storia del paziente, capiremo perché la diagnosi non sono precoci e soprattutto l'accesso ai farmaci, perché ci sono i farmaci monoclonali che spesso guariscono e curano, dobbiamo fare anche un discorso economico, abbassare i costi di questi farmaci.